forma di roccia, stillò, vena e indecisa fino a un gorgoglio di sorgente sotto il sole che la incendia, ed ecco inondabili i ruscelli del suo scoscendimento, dilaccata del suo balzo, acqua e fuoco, ora, ed infanzia divenuta eloquio, chiaro e cupo, mutevole ed eterno, grondandone come stalattiti e muscolo, denti e barba dei profeti, per età aride, in terre deserte profusa ad ogni battesimo. Con essa, in altri tempi, ho molto gozzovigliato, però niente dissipando, niente. Così parla la parola, testimonia questo, la testimonianza. Sono molto onorato e anche davvero profondamente commosso nel leggere questa lirica sulla parola e la testimonianza che Mario Luzi pone quasi a termine del suo itinerario quando, leggendo sottospecie umana l'intera vicenda biblica, costella i singoli episodi attraversati con la sua parola, la sua testimonianza. In apertura del centenario della sua nascita, nel 9° anniversario della sua scomparsa, siamo come Duomo insieme tutti onorati nell'iniziare qui il cammino di ascolto della sua poesia, e in particolare di quella poesia che è stata segnata dalla via della croce. Lui che ha cercato la parola e la testimonianza nella sua lunga esistenza di profeta. E sono molto contento che tutto questo avvenga all'inizio dei nostri dialoghi quaresimali in questo anno 2014, che attraversando il triangolo imperfetto, Dio, l'uomo, la sofferenza, arriva a mettere in luce l'eterno enigma del dolore innocente. Perché la croce non è la risposta facile a questo dolore innocente, ma è l'apertura, l'apocalisse, la rivelazione di quel senso che la croce dischiude al di là della vita e della morte. Termineremo il nostro itinerario, questa Quaresima, ancora qui, in questo stupendo Duomo, ascoltando la musica struggente della Passione secondo Giovanni di Johann Sebastian Bach. E allora, in questo itinerario che dalla Via Crucis di Luzi ci porta sino alla Passione secondo Giovanni di Bach, forse anche noi matureremo la nostra risposta. Una parola che non è una gozzoviglia di tante altre parole o chiacchiere, ma è invece testimonianza, la testimonianza del crocifisso risorto che entra nella nostra vita. Buonasera a tutti e benvenuti. Io sono il presidente dell'associazione Mendrisio Mario Luzi Poesia del Mondo. Inizialmente due avvisi. Il primo, controllate per favore che i vostri telefonini siano spenti o almeno abbiano la suoneria montata. Evidentemente rispetto a questo luogo sacro, ma anche a questo luogo così bello, così importante, il nostro Duomo. Il secondo, al termine dell'incontro saranno distribuite alcune copie di ricordo del testo integrale della Passione di Luzi. Nel caso non fossero sufficienti, segnalatevi al nostro sito marioluzi-mendrisio.com che in qualche modo provvederemo. Questa serata speciale è stata resa possibile dalla sensibilità di Monsignor Gian Antonio Borgonovo e dalla scuola della cattedrale, ben rappresentata anche da Armando Torno. Monsignor Borgonovo, arciprete del Duomo, vero amico della cultura, è di fatto uno dei più profondi conoscitori al mondo dei sacri testi. Insomma, è quel grande biblista che cita a memoria i brani della Sacra Bibbia, ma lo fa anche nella lingua di Gesù, l'aramaico. Anche un sentito grazie voglio rivolgere al gruppo che stasera mi è a fianco con tanta disponibilità e massima professionalità. Marco Nereo Rotelli, artista veneziano che è qui per questa installazione luminosa. Potrei stare ore a raccontare cosa ha fatto in tutto il mondo Marco Rotelli, dall'isola di Pasqua al castello aragonese di Amalfi, al Gran Palais a Parigi, a Shanghai, all'isola di San Secondo a Venezia, un artista sempre presente alla Biennale di Venezia. E poi avremo la voce recitante di Roberto Mussapi, poeta importante, sì, ma anche attore della poesia. E poi abbiamo il maestro Ermanno Codegoni per le musiche all'organo. Il maestro dirige l'organo di Santa Maria delle Grazie. E poi abbiamo il geniale headmaster, come dimenticarlo, Massimo Lupo dell'associazione Mendrisio Mario Luzi e sua moglie Silvia, responsabile della comunicazione e della segreteria del centenario. Infine, un grazie sentito anche ai nostri importanti, utili e sensibili sostenitori, e cioè Banca Ivi del gruppo Intesa San Paolo e CEPIM dell'Interporto di Parma. Questo di stasera è il primo evento del centenario della nascita di Mario Luzi. La nostra iniziativa, in collaborazione col Centro Studi Mario Luzi, La Marca di Pienza, ha ottenuto il riconoscimento dell'alto patronato del Presidente della Repubblica, del grande poeta. Non vi dirò niente. Fra pochi minuti sarà lui stesso a parlarvi con pensieri e dialoghi che sfrittano su altitudini morali e spirituali tali da superare l'umano e lambire le soglie dell'infinito. Il testo, dopo la Via Crucis al Colosseo del Venerdì Santo del 1999, presente il beato Giovanni Paolo II, divenne un mirabile libro da noi promosso, stampato a mano, tirato in 300 copie, numerate, e il 20 ottobre 1999, sempre quest'anno, la copia numero 1 venne donata al poeta per festeggiare i suoi 85 anni nel corso quindi della presentazione del libro stesso nella Basilica di San Simpliciano a Milano. Quella sera le cronache ricordano che persino il discretissimo Enrico Cuccia volle portare personalmente gli auguri a Luzi. Ma stasera, forse perché in Duomo, ho pensato di leggervi un brano dell'omelia che il 27 marzo 1999 l'allora arcivescovo di Milano Cardinale Martini pronunciò nella veglia in tradizione Simone proprio alla vigilia della festa delle palme, di fronte a una moltitudine gioiosa di giovani che affollavano le navate della cattedrale. Diceva il cardinale: ho tra le mani la lettera da poco ricevuta di una ragazza di 22 anni di un nostro oratorio, una ragazza che amava danzare e che nella mia ultima visita pastorale alla sua parrocchia si era impegnata a far eseguire dai bambini una danza per accoglierla. Lieta, gioiosa e generosa, Lucia Moncareggi ha lottato per oltre un anno contro un tumore maligno ed è morta 2 giorni fa. Nella lettera datata il 16 marzo, prosegue il cardinale, da un ospedale di Parigi mi scriveva: io ho continuato la mia danza sui fuochi ardenti del dolore e della sofferenza, combattendo contro il male che continua ad aggredirmi con violenza. Sabato 6 marzo, con grande sforzo, mi sono recata a Lourdes con i miei cari e mi sono immersa camminando nell'acqua della sorgente benedetta. Poi, la sera stessa, sempre a Lourdes, le mie gambe si sono paralizzate, rimanendo inferma dalla vita in giù. Ho moltissimo dolore, ma sono sicura che dietro a tutto ciò c'è un bellissimo disegno divino per me. E il cardinale prosegue: quando mi scriveva così, sperava ancora che in quel bellissimo disegno ci fosse anche la sua guarigione fisica. Ora Lucia sa, contemplando il volto del Padre nei cieli, che questo disegno è più grande, va oltre la vita fisica, apre alla danza della gioia eterna. Il Signore l'ha chiamata a sé e proprio oggi si sono svolti i funerali nella sua parrocchia, la Madonna della Misericordia di Bresso. Ho voluto leggervi questi brani del Cardinale Martini perché di Lucia Moncareggi, sensibilissima poetessa e determinata profetessa, la nostra associazione Mendrisio Mario Luzi pubblicherà entro l'anno le poesie, le preghiere, le meditazioni, le testimonianze e l'intero carteggio con il Cardinale Martini. Un filo bellissimo lega poi Lucia a Luzi. Tutti e due li ritroviamo nell'ambito del premio Lei Ciprea e un libricino di poesie di Lucia che la giuria del premio Lei Ciprea volle stampare sempre nel 1999, a 6 mesi dalla sua morte, riporta una dedica con alcuni versi di Luzi. Termino. Vi dicevo poetessa, ma anche profetessa. Allora, per favore, ascoltate bene le parole di Lucia, che dopo aver lottato con Dio nel richiedere la guarigione l'assistenza, la presenza. Alla fine capisce tutto, proprio come Giobbe. Giobbe rispose ad Adonai: riconosco che tu tutto puoi e che nessun progetto è per te irrealizzabile. Io ti conoscevo solo per sentito dire, ora i miei occhi t'hanno veduto. E difatti Lucia, commossa e convinta, si volge a Dio Padre, accettandone la volontà e dandone finalmente del tu con queste parole. Dicono che tu mi stia guardando da lassù, perché tu ci sei. Allora urlami che mi vuoi, strappami da qua e portami in viaggio con te. Suona quel notturno, preparami la colazione. Grazie e buon ascolto della vostra vita. Questo argomento così importante, così alto. Come nacque quell'opera è un po' difficile dirlo, certamente un'opera che tutti abbiamo sentito nel Venerdì Santo del 99 e che poi ha avuto una sua vita, e il poeta in un'intervista aggiunse qualcosa sulle circostanze, sulle motivazioni. Sono brevi frammenti che forse vale la pena aggiungere questa sera, quella Via Crucis che cerchiamo di sentire. Semplicemente ha detto che in un primo momento sono stato esitante, non per la specie di ribalta imminente, ma perché devo essere interiormente nella condizione giusta per usare il linguaggio imposto dall'altezza del tema. Quale tema è più elevato di questo? Anche per uno che non crede a nulla, la passione di Cristo è un'immagine, un esempio tale valore. Se poi uno ha una specie di convinzione e ha amore, allora questo mi tratteneva, poi mi sono messo al lavoro. E lei lo sa, una parola tira l'altra, non si pensa più a nulla, solo al testo. E incalzato dall'intervistatore che gli chiedeva ma come ha pensato le varie stazioni, come ha visto la Via Crucis, Luzi rispondeva un po' la chiave, l'estrema modernità di questo testo. Le stazioni della Via Crucis non mi interessavano, a me interessava la passione in sé, quindi ho scritto La Passione di Cristo, un testo con lui unico protagonista, lui che parla, un monologo rivolto al Padre, in cui si battono la natura umana e il divino compresente nella sua tribolazione. Un dialogo insomma estremo, fatto alla fine del secondo millennio su invito di un Papa. Quando Luzi pensa di aver chiuso la sua opera, ecco che inizia questo confronto che poi questa sera noi riascoltiamo, aprendo proprio queste manifestazioni dedicate al suo centenario, ma anche questi incontri della Quaresima che preparano la Pasqua. nella tua prescienza, conosci tutto, prima che sia e quando è, lo guardi essere con il tuo sguardo inescrutabile. Quanto è lontana da te l'angoscia che mi opprime, l'angoscia che mi legge nel viso e nel cuore è quella del presentimento. Tutto ti è comprensibile, anche questo, eppure dubito talora che questa sofferenza non ti arrivi, poi subito di questo mi raffreddo, perché so la tua misericordia. Padre, che sta per accadere che per te non sia già stato? Che cos'è questo sgomento? C'è nel tempo qualcosa che mi affligge? Il tempo e gli animali, per loro lo hai creato, a loro hai dato di crearne, di inaugurare epoche, di chiuderle. Il tempo lo conosci ma non lo condividi. Io dal fondo del tempo ti dico, la tristezza del tempo è forte nell'uomo, invincibile. Gesù nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù andò in un podere chiamato Gersemonia e disse ai discepoli: sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E avanzatosi un poco si prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile passi da me questo calice, però non come voglio io ma come vuoi tu. Ecco arrivare Giuda, uno dei 12, e con lui una gran folla con spade, bastoni, mandata dai sommi sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro questo segnale dicendo: quello che bacerò è lui, arrestatelo. E subito si avvicinò a Gesù e disse: salga da me e ciò. Padre, siamo nell'orto degli ulivi, così chiamano il luogo qui a Gerusalemme, mi prostro con la faccia a terra, dico parole dissennate, passi da me questo calice, ma non come vorrei, come tu vuoi sia fatto. Ciò che si prepara nelle scritture, a quello ho ordinato i miei pensieri, punto per punto, eppure esito ancora, farnetico che sia revocabile. Tu entri nel groviglio umano e lo desbrogli, pure così lontano come sei nella tua eternità, da questi nodi delle esistenze temporali. In te pietà ed amore riempiono l'abisso di questa differenza. Intendimi. Ma ecco, viene gente. Sono già qui e Giuda, uno dei 12, lo accompagna una moltitudine per niente pacifica, hanno bastoni e spade, chiaro in un baleno. A che punto della tragedia siamo? E io che follemente, che umanamente ti chiedevo di rimuoverla. Giuda, tu la vedi nella notte e leggi i suoi pensieri. Si accosta, mi dà saluto e bacio, è il segno. Gesù condotto di fronte alle autorità terrene. Vangelo secondo Matteo. I sommi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per condannarlo a morte, ma non riuscirono a trovarne alcuna. Allora il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente, perché ci dica se tu sei Cristo, il Figlio di Dio. Tu l'hai detto, gli rispose Gesù. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: ha bestemmiato. Ecco, ora voi avete udito la bestemmia, chi ve ne pare? E quelli risposero: Ereo di morte. Sono ora, Padre, in balia degli uomini a cui tu mi hai mandato. Che fare? Io li ho amati. L'amore a molte forme, tutte le ho provate e fatte ardere. Anche il rimprovero, anche il duro ammonimento, mi sono fatto amici in gran numero, ma un esercito erano i miei nemici. Io tutti li amo, tutti, ma quanti comprenderò? Il male contro cui contendi, anche qui ha le sue sedi, sui nascondigli. A me come viatico soltanto l'amore è stato dato. Non ho avuto altra arma per difendermi. Mi prendono, mi portano dinanzi ai loro giudici. Sono tue creature, sono miei fratelli. Hai messo loro in cuore la sete di giustizia, ma la presunzione di saziarla non viene da te né dal demonio. Il giusto fu acceso per il desiderio, contro quale iniquità primaria. Tua, oppure del maligno contro te. Su questo giudizio non si placa la controversia umana. Ed ecco il nome tuo, succedono impietà, soprusi, disegni miserabili, perfetti. Ipocrisia. Alcuni uomini giudicano altri uomini. stanza, dal Vangelo secondo Matteo. Pilato disse alla folla: che farò di Gesù chiamato il Cristo? Tutti gli risposero: sia crocifisso. Ed egli aggiunse: ma che male ha fatto? Essi allora urlarono: sia crocifisso. Pilato, visto che non teneva nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre più, preso dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla. Allora, dopo averlo fatto flagellare, lo consegnò ai soldati che fosse crocifisso. Sono davanti a loro nel sinedrio, mi scrutano insomma i sacerdoti, mi vogliono colpevole, covano contro di me pensieri perversi, mi provocano irritati dal mio silenzio, mi consegnano a Pilato, mi scherniscono, applaude la turba dei miei simili, si eccitano tra di loro, si ubriacano di vendetta, mi vogliono in croce, strappano al procuratore la sentenza. In che cosa vi offesi che mi odino a tal punto? A che rancore danno uno sfogo su di me, che sono il più vulnerabile? Ti guardo, Padre, come tu mi guardi, ma il tuo ed il mio sguardo non sono comparabili. Vogliono uccidere il mio divino in me, e vogliono questo in nome tuo. Perché, Padre, talora mi domando, l'incarnazione è tra gli uomini, perché non in altra specie, tra quelle delle tue creature visibili, che pure ti testimoniano, gli uccelli, i pesci, le gazzelle, i daini, ma questa perduta specie volevi riconciliarti, mi hai affidato all'uomo perché figlio dell'uomo, trafitto dagli uomini, sanguinassi, e questo fosse il prezzo del perdono e del ricominciamento. Deliro, non badare, aiutami, ti supplico. Gesù caricato dalla croce, dal Vangelo secondo Matteo. I soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la corte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e intrecciato una corona di spine gliela posero sul capo con una canna nella destra. Poi, mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schermivano: salve, re dei Giudei! E sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggio. Questa marmaglia alzata contro di me ignora tutto di te, di me, dello spirito, non conosce nemmeno il motivo dello scandalo, ha solo in corpo un furore distruttivo da sfogare. Sono anche questi gli uomini a cui tu mi hai mandato, e io tra loro sono venuto conoscendo in verità ure di affetto e di dolcezza e altre di amarezza inconsolabile. Questa brutalità mi nuova. Il divino che è in me, quello vogliono uccidere. Questa bravosia mi eccita. sforare sopra un misero e indifeso corpo umano, che hanno nelle loro mani l'astio d'un antico e inconfessato paragone con una divinità, questo li esalta. Ma altri, Padre, odiano in me la mia pochezza, maledicono l'umiltà che ho messo nell'essere il tuo figlio, profanando la grandezza nella quale ti pensano. Eppure abbi pietà, perdonami. Ho cercato di aprire la loro mente alla tua luce con molte parabole e dettagli, ma l'errore è enorme, devono ancora molto, molto crescere. Tanto vedi che scempio fanno di me e che ludibrio percosse scherne, insulti di ogni specie punteggiano il cammino all'uscita del pretorio. Dopo la resa di Pilato alla turba furibonda, ancora Padre ti chiedo se questa epidemia è necessaria. Tutto è scritto, lo so, ma nulla è revocabile. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Questo ho insegnato a dirti, come in cielo così in terra ho aggiunto. Il tuo regno non è venuto ancora. Ecco, mi addossano una croce da portare tra sputi e contumelie. Padre, Padre, non vedo venire da me nessuno dei tuoi angeli. Gesù aiutato dalla Cirene. Dal Vangelo secondo Matteo. Mentre uscivano dal pretorio, incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a caricarsi la croce di Gesù. Sono caduto sotto il peso, l'ho dato a portare la mia croce a un Simone di Cirene. Temevano che soccombessi qualcuno avuto un pentimento, ma è stato solo un attimo. Perché mia madre mi segue e non si allontana? Così strazia il suo cuore e il mio non regge al suo martirio. Perché non le ritornano alla mente le parole di Simeone? Egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Eravamo nel Tempio in uno dei miei primi giorni, questo è l'ultimo, il più catastrofico di tutti, rovina su di me il mio edificio, dietro mi sta rinnegando. Lo vedi, Padre mio, taci, anche tu mi stai abbandonando. Da cui passa la via per la resurrezione, da questi orridi luoghi ancora chiedo, è volontà tua oppure a questo scempio non hai imposto rimedio? Rimedio non ce n'era. talora si perde il mio pensiero. Se il tuo non lo soccorre, com'è solo l'uomo, come può esserlo? Tu sei dovunque, ma dovunque non ti trova. Ci sono luoghi dove tu sembri assente, e allora geme perché si sente deserto e abbandonato. Così sono io. Comprendimi. Gesù incontra le donne. Dal Vangelo secondo Luca. Lo seguì una grande folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui, ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse, sui vostri figli, perché si trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco. Conoscerò la morte, la conoscerò umanamente, da questa angusta morta mi affaccio su lei, che tu, vita onnipresente, non conosci se non per negazione. 3 giorni durerà per me l'esilio che per altri non ha fine, poi la vita mi chiamerà a sé e avrà la vittoria, è previsto fin dal principio. Quella pausa, Padre, non paura, è un luogo dove tu non sei, e io da solo, senza di te, pavento. Che cosa mi aspetta chi governa il nulla, il non presente, il non essente? O è un inganno della veduta umana ciò che io impaurito ti confesso? Devo io portare la vita dove la vita è assente e portarla con la mia morte? E questo è il prezzo, questo è lo supplizio. E così, Padre, io vanamente ti tormento, più che la morte è la via per arrivarvi, la via crucis che mi dà angoscia, perché dolorosa e aspra nelle carni, e spezza il cuore di Maria, mia madre, perché infame e odiosa. E la ressa di questi uomini e donne aizzati contro me mi prende e mi tormenta il dubbio che il mio insegnamento sia fallito. La mia permanenza sulla terra è stata vana. È bella la terra che tu hai dato all'uomo e alle altre creature del pianeta, scelto per loro in mezzo all'universo. Io non sono di questo mondo, eppure non potevo se non teneramente amarla, e ora quell'amore mi si ritorce contro. Non è su me che dovete piangere, ho detto alle donne impietosite, ma sui vostri figli e su voi stesse. La terra sarà fatta un luogo di dolore, ma il mio sacrificio è scritto che li assolva. Piango anche io, Signore, vedo i miei fratelli che afflitti, ma rifaranno questa via nei secoli, nei millenni. Gesù e il pensiero della morte. Dal libro di Giobbe. Hanno orrore di me, mi schivano e non si astendono dallo sputarmi in faccia. A destra insorge la ragazzaglia, smuovono i miei passi, appianano la strada contro di me per perdermi. Mi ha gettato nel fango, sono diventato polvere e cenere. Io grido a te, ma tu non mi rispondi. Insisto, ma tu non mi dai retta. So bene che mi conduce alla morte, alla casa dove si unisce ogni vivente, ma qui nessuno tende la mano alla preghiera, né per la sua sventura invoca aiuto. Non ho pianto io forse con chi aveva i giorni duri e non mi sono afflitto per l'indigente. Eppure aspettavo il bene ed è venuto il male. Aspettavo la luce ed è venuto il buio. Dall'orizzonte umano in cui mi trovo a guardare il mondo universo che hai creato, si affrontano due eternità, la tua vivente e luminosa e l'altra senza luce e senza moto. Anche la morte pare eterna, è duro convincere gli umani che non ci sono due eternità contrarie, il tutto è compreso in una sola e tu sei in ogni parte, anche dove pare che tu manchi, tuo il regno, tua la potenza. Ma la morte è una regione dove sei, sì, non vivente, inerte in un imperscrutato sonno. Questo pensano gli umani e pensano ai demoni, pensano alla potenza delle tenebre. Anch'io, figlio dell'uomo, temo la prova che mi attende, prescritta anch'esse dall'eternità irrevocabile. Perdona i miei pensieri infermi, i miei farneticamenti. Io, che in nome tuo ho risuscitato Lazzaro, ho paura e dubito che la morte sia vincibile. Ma a questo mi hai mandato, a vincere la vittoria della morte. Una donna pietosamente. Dal libro del profeta Isaia e dal libro dei Salmi. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non ha splendore per potercene compiacere. Disprezzato e ridetto dagli uomini, l'uomo dei dolori, che ben conosce il patire come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il mio volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Perché, Padre, ti confido quanto già sai e da sempre, ma è dell'uomo compiangersi e medicare conforto. Qui i soldati si uniscono alla turba, mi punzecchiano con le loro lance vacillo sto per cadere una seconda volta, una donna pietosamente mi passa sul viso un panno umido. Qual è il peccato di tutti questi uomini? Lo stesso dei loro padri, il peccato di essere uomini. Gemia Careghi di Adamo, io laverò questo peccato, così è scritto, faremo un patto nuovo, una nuova stabile alleanza. Così ho detto nella cena, perché tu mi hai ispirato le parole. Il loro peccato non le sanno, non lo sanno, sanno le loro mediocri colpe umane, ma il grande peccato per il quale io muoio non lo sanno. Perdona loro anche per questo. Sono un rimorso per loro incomprensibile di Atanaglia, un antico debito con te. Li affligge i più puri di cuore. Altri sono empi e commettono impietà, ma altri non si macchiano di colpe di violenza, di stupro, ruberie, osservano la legge, ma con avidità di cuore sono i più nefasti per il mondo. Il loro peccato non lo sanno, ma tutti hanno un malessere nel cuore. dal libro delle lamentazioni. Io sono l'uomo che ha provato la miseria sotto la sferza della sua ira. Egli mi ha guidato e mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Ha sbarrato le mie vie con blocchi di pietra, ha ostruito i miei sentieri. Mi ha spezzato con la sabbia i denti. Mi ha stesso nella polvere. Padre, come vorrei fosse passato questo tempo di appressamento alla morte e alla resurrezione. Sono caduto ancora sotto il peso della croce, trastorti, contumeli e delusioni, ma più penoso è il cammino che attraversa il paese della mia umana debolezza. È un cammino solitario, nessuna pietosa lamentatrice lo compiange. Il re dei Giudei, come dicono per scherno, non ha corte lasciato solo, come solo l'uomo in mezzo alla sua caotica famiglia. Loro amata la famiglia umana finché era amabile e ben oltre. Ho strappato alla loro i miei discepoli per farne una più grande e santa, ma è stata troppo fragile la costruzione e non ha retto all'orto brutalmente. La mia famiglia mi rifiuta, eppure com'era tenero l'accordo quando c'era, e io non ero solo il maestro o il medico prodigio, ma il fratello delle loro miserie e delle loro consolazioni. Ma dovevo, Padre, spesso entrare in me per ritrovarti e ritrovare in te me stesso. Ho posto troppa distanza tra me e loro, ma volevano in fondo proprio questo, che io li sovrastassi come maestro nella sapienza e nella potenza sanatrice. Puri di cuore erano in pochi, e io ne ho molti purificati. Terza caduta, il male e l'innocenza. Dal libro dei Salmi. Signore Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio al mio lamento. Io sono comune di sventure, la mia vita è vicina alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa, sono come un uomo ormai privo di forza. E tra i morti il mio giaciglio sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo e che la tua mano ha abbandonato. Hai voluto, Padre, conoscessi fino in fondo il malvolere degli uomini, vedessi il loro disamore crescere in odio e in avversione, e infatti non lo conoscevo abbastanza. La perfidia covava in segreto più cruente brame, la canea mi oltraggia, mi insulta, mi divide, però non può impedire al lamento dei pietosi di voltarmi. È flebile, ma giunge fino a te se volessi dargli ascolto. La tua volontà è imperscrutabile. Padre, lo Spirito parlò per bocca di Isaia, quel che disse lo so è irrevocabile. Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudichiamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà la salvezza si è abbattuto su lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Padre, il Figlio dell'uomo sente venire di meno l'amore per gli uomini. Sarebbe la sconfitta più penosa. Fa che questo non accada. Il lamento dei pietosi, dal libro dei Salmi. Chi salirà il monte del Signore? Chi sarà nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non pronuncia menzogna? Chi non giura danno del suo prossimo? Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sulla salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Il panno umido sul viso mi ha dato un breve sollievo. Sono caduto per la terza volta, qualche braccio soccorrevole mi ha sostenuto nel rialzarmi, ma il peso per le membra che ho è troppo grave. Ma ora, Padre, sono ingiusto, ci sono anime innocenti, creature pietose che si angosciano, non si danno pace, e questi ti prego, prediligi. Tra loro c'è mia madre. Ci sono donne e uomini di cuore che la accompagnano e molti altri addolorati e increduli. Sempre dal principio fino all'avvento del governo, il bene e il male si affrontano. Oggi va al mare secondo appare noi la palma. Tra gente come loro ho seminato le beatitudini, erano meravigliati, alcuni un giorno capiranno che io sarò morto e risorto per tutti quelli che capito avranno e per coloro che saranno rimasti chiusi nell'ottusità. Tutti potranno essere salvi così fuori l'alleanza. Ma dove andiamo? Dove va questa triste processione? Mi conducono a un'altura. coglilo come un desiderio d'amore, non guardare alla sua insensatezza, sono venuto sulla terra per fare la tua volontà, eppure talvolta l'ho discussa. Sii indulgente con la mia debolezza, te ne prego. Quando saremo in cielo ricongiunti nella Trinità, sarà stata una prova grande ed essa non si perde nella memoria dell'eternità, ma da questo stato umano d'abiezione. Vengo ora a te, comprendimi nella mia debolezza. Mi afferrano, mi alzano alla croce piantata sulla collina, ai Padre, mi inchiodano le mani e i piedi. Qui termina veramente il cammino. Il debito dell'iniquità è pagato all'iniquità. Ma tu sai questo mistero. Tu solo. Subentro io, testimone della passione, subentro io ora, il testimone. Gesù, svenuto, è in croce fra altri due condannati. A tanto avvilimento ha scelto di abbassarsi, ma il bene e il buono fioriscono talora nell'infima lordura. Sono ai due lati i due ladroni. Uno irride alla sua impotenza. Sei tu Cristo, salva te stesso e anche noi, magari. L'altro lo segue nella sua passione e redarguisce il compagno di pena. Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, ed invece non ha fatto male a alcuno. Poi dice Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gesù, ripresi i sensi, lo rassicura: stasera sarai con me in paradiso. Le guardie si dividono in quattro, i suoi indumenti, se li giocano a sorte sopra la sua tunica, in furia la misconoscenza sanguina, la struttura della loro ragione. O sei tu, Signore, che vuoi perdere questi uomini? Dove sono i fedeli di Gesù? È sempre ormai il testimone che parla. Pochi sono rimasti sulla scena. Lo sgomento e la paura hanno fatto il vuoto. Tre donne stanno presso la croce, sono Maria sua madre, Maria di Cleofa, Maria di Magdala. Dall'alto della croce Gesù guarda sua madre distrutta dal dolore e dice: donna, ecco tuo figlio, indica Giovanni. E poi, voltandosi al discepolo: ecco tua madre, abbi cura di lei. Si stringono legami tra creature nel segno dell'amore di Gesù, mentre il mondo di prima va in rovina. Gesù ha sete, gli portano alle labbra una spugna imbevuta di aceto. Perché, Padre, mi hai abbandonato? senso ultimo grido umano, e Duomo infatti l'estremo pensiero del figlio dell'uomo sulla terra. Gesù è morto, il cielo si oscura, l'aria si ottenebra, un boato in mano e un sussulto spaventoso, il terremoto scuote e squarcia la terra, la vita si ritrae in sé e entra nelle sue oscurità, nei suoi ricordi, comincia il pomeriggio più angoscioso che mai sia stato al mondo. La sera un discepolo nascosto, Enrico, Giuseppe di Arimatea, si fa avanti e chiede a Pilato il corpo di Gesù. Pilato lo concede, deposto dalla croce, avvolto in un lenzuolo, è sepolto nella tomba che Giuseppe si era fatto scavare nella roccia. Un basso viene fatto rotolare subito a chiudere l'ingresso, tutto in fretta, prima che la parascena finisca e il sabato cominci. Sabato è passato. Presto, nella mattina, vanno alla tomba le donne portando aromi, ma trovano il macigno rotolato via lontano, entrano nel sepolcro, ma Gesù morto non c'è. Perché cercate tra i morti colui che vivo? Esclamano due angeli in vesti sfolgoranti apparse all'improvviso. Non è qui, è resuscitato. Corrono ad annunciarlo agli apostoli stupiti e increduli. Dal sepolcro la vita è deflagrata, la morte ha perduto il duro agonia, comincia un'era nuova, l'uomo riconciliato nella nuova alleanza sancita dal suo sangue ha dinanzi a sé la via. Difficile tenersi quel cammino. La porta del tuo regno è stretta, ora sì, o Redentore, che abbiamo bisogno del tuo aiuto, ora sì che invochiamo il tuo soccorso, tu guida e presidio, non ce lo negare. L'offesa del mondo è stata immane, infinitamente più grande è stato il tuo amore. Noi, con amore, ti chiediamo amore. Grazie. ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla serata e in particolare la voce recitante di Roberto Mussapi, la mano che quasi voleva alludere al disegno sempre in fascimento di una croce che attraversa ancora la nostra storia. È molto interessante vedere questo crearsi attorno alla croce di tante figure evocative di simboli aperti, e poi tutti gli altri che hanno contribuito alla riuscita della serata. Adesso, uscendo, ci portiamo il testo, un'edizione particolare voluta proprio per questa sera, che Paolo Mettel ha messo a disposizione di tutti noi gratuitamente, anzi sarà distribuita proprio qui davanti all'altare, qui davanti ai gradini dell'altare, da lui stesso, da suo figlio, da suo genero, quasi a indicare che l'amicizia vissuta da lui con Mario Luzi vuole essere partecipata e ricordata in una parola che è anche scritta, stampata sul testo. Ecco, adesso prego dunque i nostri ostiari di accendere le luci del Duomo, in modo che possiamo vedere meglio i nostri passi, dove contiamo i nostri passi. Possiamo quindi ritirare qui il volumetto con il testo della Via Crucis. Grazie, buonanotte, e ci vedremo ancora per la conclusione dell'itinerario qui in Duomo e in tutti gli altri incontri, certo, delle varie location in giro per il centro di Milano. Qui ci vedremo per la Passione secondo Giovanni di Johann Sebastian Bach. Buonanotte.